Fissato per questa sera alle ore 20:30 a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri per l'esame della legge di bilancio e della direttiva Euratom. Tra le ipotesi allo studio l'azzeramento dell'IVA su pane, pasta e latte, sulle pensioni invece si lavora a quota 41 più 62, mentre è probabile il taglio del cuneo fiscale fino a 3 punti per i redditi più bassi. Sulla flat tax si pensa ad un aumento della soglia fino a 85.000 euro per gli autonomi. Da valutare infine il bonus matrimonio proposto dalla Lega, che avrebbe però ricevuto uno stop da Palazzo Chigi. Finlandia e Svezia hanno mantenuto le promesse, quindi è arrivato il momento di ratificare il loro ingresso nella NATO. Lo ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg alla 68esima sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della NATO a Madrid. Allo stesso tempo, ha precisato Stoltenberg, Finlandia e Svezia sanno che dovranno lavorare con la Turchia per lottare contro il terrorismo nel lungo periodo. Almeno 44 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 5.6 che ha scosso l'isola principale dell'Indonesia Giava, con epicentro nella città di Cianjur. Centinaia, forse migliaia, di case sono state danneggiate. La scossa ha fatto tremare anche gli edifici nella capitale di Giacarta. Secondo le prime informazioni, in un solo ospedale sono decedute quasi 20 persone, almeno 300 sono in cura. Un uomo e una donna che vivevano insieme sono stati trovati uccisi ieri sera, accoltellate nella loro casa a Spinea, in provincia di Venezia. La scoperta dei cadaveri è stata fatta dai carabinieri, allertati dalla figlia della donna che dal pomeriggio non riusciva a contattare la madre. Inizialmente si era pensato ad un caso di omicidio-suicidio, ma in nottata si è fatta avanti la pista del duplice omicidio. I carabinieri stanno infatti cercando una terza persona che in qualche modo risulterebbe coinvolta nel fatto.